Ahia! Una disavventura per Oops Cutie! Prince Bee, Queen Bee, Oops Cutie e Pop Bee! La mia famiglia al completo! Bene, gente, ci stiamo preparando per la gara di ballo di Glitter City! E stasera c'è il grande evento! Riproviamo tutti i passi ancora una volta perché... La preparazione genera perfezione! Esatto! Bene! Oops Cutie, è pronta la tua mossa di ballo speciale? Non hai alcun motivo di preoccuparti, Royal Bee! La mia nuova mossa è infallibile! E tu cosa mi dici, Pop Bee? Eh? La cucciola più bella di tutte, la mia principessa! Sei pronta? Oh, ottimo lavoro! E i costumi? Sono tutti al sicuro nella Bibi Boutique! Neon Kitty non lascerà che succeda nulla a quei vestiti! Siamo pronti a tutto, eh? Quindi possiamo prenderci una pausa e rilassarci fino all'ora della gara! Vero? Ecco, non lo so. Stai tranquilla, è tutto sotto controllo. Perché non bevi un tè freddo e ti riposi per qualche ora? E nel frattempo io potrei portare Papi a fare due passi. Ah, ho capito, vuoi andare a giocare a basket? Mi piacerebbe fare un paio di tiri a canestro, ma mi accontento di una passeggiatina. Torniamo presto, lo prometto, ciao! Sai una cosa, Papi? Oggi è una giornata perfetta per ballare, per portare a spasso i cuccioli. Oh, e anche per tirare qualche canestro. Abbiamo tutto il tempo, vero? Attenzione, gente! Oops Cutie è in gran forma! Si sposta a sinistra, palleggia a destra e poi tira! Oh no, va tutto bene, Papi! Oh, ti porto dal veterinario! Mi serve un veterinario! Può andarti bene anche un assistente? Emma Imo? Sono proprio io! Oh, povera piccola cucciolina! Che cos'è successo? Ha preso una minuscola botta in testa. Va bene, allora le prescrivo un veloce check-up, così possiamo vedere com'è la situazione. Il più veloce possibile. Non si può mettere fretta alla guarigione. Gli animaletti sono delicati e hanno bisogno di cure speciali. Adesso poggia la cucciolina sul tavolo e iniziamo con la visita. Oh no, un'altra volta! Un'altra? Già, capita molto spesso. C'è silenzio, Quimby. Fin troppo silenzio. Le cose qui non vanno mai così lisce. Sei una prima volta per tutto. Aspetta, per caso hai visto Oops Cutie e Pop Bee? Credo non siano ancora tornate. Ma insomma, è passata più di un'ora. È chiaro che qualcosa non va. Probabilmente Oops Cutie si è fermata a giocare a basket. È proprio quello che temo. Perderà la cognizione del tempo. Quimby, devi andare a cercare Prince Bee e digli di far sapere a tutti che abbiamo bisogno di aiuto. Dobbiamo trovare quelle due. Lo so, piccola, lo so. Ti fa male, eh? Si è trattato solamente di un incidente. Giocavamo una contro una e Pop Bee mi ha bloccato il tiro. Ah, è stata una mossa pazzesca, a proposito. Poi il pallone ha cominciato a rimbalzare dappertutto, anche sulla sua testa. Oh, è esattamente come pensavo. Questa cagnolina è... in perfetta salute. Ha soltanto bisogno di uno di questi. Ma niente più partite di basket oggi, ok? Non avrei il tempo, comunque. Ho una gara di ballo da vincere. Grazie, Emma! Hai visto? Ce l'abbiamo fatta! Ma dove sono finiti gli altri? Stanno cercando voi! Perché? Noi siamo qui! Più di un'ora di ritardo! Oh... cos'è successo? Beh, la passeggiata è stata un po' lunga, ma siamo pronte, è vero, Papi? Stanno tutti male! Dobbiamo portarli dal veterinario! Ecco che arrivano i problemi! D'accordo, gente, mettiamoci al lavoro! Aiutiamo i nostri amici pelosetti! Ma com'è possibile? Oh, anche Papi! Ti avevo appena rimessa in sesto! Non possono essersi fatti tutti male giocando a basket. A basket, hai detto?
Beh, ups, cutie. Ok, magari mi sono fermata a giocare un pochino a basket ed è così che Pabbi si è fatta male. Però non so che sia successo agli altri. E poi Emma ha appena visitato Pabbi, sta benissimo. Benissimo, davvero? Ma guarda che disastro! Nel frattempo io magari inizio a rimettere in sesto questi piccolini. Mi spiace, Royal Bee. Volevo soltanto divertirmi un po'. A volte tu ti concentri troppo su quello che c'è da fare, capisci? Anche a me piace il divertimento, ma mi piace anche quando le cose vanno alla perfezione. Ma vanno alla perfezione? Guardati intorno. Abbiamo la nostra famiglia. Davvero? Certo, capisci. Avete scelto me e Pabbi come componenti della famiglia B. E non c'è niente di meglio che avere te come sorella maggiore. Sì, ha ragione. Scusate, è che amo questi momenti. Cioè, gli animali, amo gli animali. Ok, adesso torno a fare il mio lavoro. Ehi, un momento, non vedo Sarotte. Puoi visitare lei adesso? Pabbi, ma non avevi battuto la testa? Ah, ho capito. Tutti gli animali stanno bene, sono in perfetta salute. Hanno solo bisogno di... Ah, comunque lo sapevo già che i cuccioli stavano facendo finta. Non posso certo fargliene una colpa. Volevano solo sfoggiare i loro carinissimi cerotti. Forse dovremmo prendere ispirazione anche noi. In posa come modelle. Oh, è Pose. Oh, ciao, Pose. Wow, ciao! Guardate, sono riuscita a trovarli! Wow, ma davvero? Non ci posso credere! Ecco i biglietti per la serata di gala di Glitter City! Ma come hai fatto? Erano davvero impossibili da trovare! Impossibili? Non per me! Arrivo da voi tra poco, tout de suite! Wow! Incredibile! Oh, che bello! Ma un attimo, che cosa indosseremo, ragazze? Tranquille, ci penso io, fidatevi di me. Nuovo outfit! Vi piace? Oh, wow, che look pazzesco! Sì, è pura perfezione! Perfezione nella moda? Impossibile! Oh, vuol dire impossibile? Però, mi correggo, la perfezione è possibile, perché tu l'hai raggiunta! Grazie, Pose, e ho dei vestiti stilosissimi per tutte quante! Che look fantastico, Lady Diva! Sei splendida! Oh, scusami, indossa questi! Swag! Sei semplicemente divina! Magnifique! Però manca qualcosa! Ma certo! Voilà! Oh, hai uno stile impeccabile, Royal Bee! Ora è il mio turno! Voglio anche io un vestito elegante e bellissimo! Ok, prova questo! Prude troppo! Che ne dici invece di questo? Mi sembra un abito a rovescio in tutti i versi! Ok, prova questo! Ma questi sono leggings o è una sciarpa? Forse ti andrà bene! È troppo voluminoso! La nostra limousine è già qui! È ora di andare! Io così non ci vado! Non ho nulla da indossare che sia adatto per l'occasione!
Ma voi dovreste andare lo stesso, non è colpa vostra. Però così sarebbe come se ti stessimo abbandonando. È la serata di gala di Glitter City, è très important. È francese, vuol dire molto importante. Ok ragazze, andate pure. Capisco benissimo perché Diva non se la senta. Resterò io con la mia sorellina. Davvero? Allora, se nessuna di voi vuole venire, non ci andremo neanche noi. Ma ci perderemo quello che forse sarà il pink carpet più emozionante di sempre! Suppongo che non dobbiamo andarci, per forza. Sentite, anche se non andiamo alla serata di gala, possiamo comunque uscire, giusto? E andare in posti normali. Ma con abiti così eleganti? La sapete una cosa? È un'idea grandiosa! Si può fare di tutto indossando vestiti d'alta moda, no? Hai visto il look da tavola? È proprio vero! Possiamo fare qualsiasi cosa indossando abiti d'alta moda! Guardate che faccio ora! Fantastico! Una combinazione di velocità e glamour! Sono un asso! Fate come me! Ottima rotazione! E adesso in posa come modelle! Sì! Musica disco! Un tornado! Vi trascina il vento, siete scatenati! Perfetto, allons-y! Dai, vuol dire su, andiamo! La gattina dice che carino è venire qui così eleganti! E questa aggiunge, già, grazie infinite! Forza ragazze, mettiamoci in posa come modelle! Sei una gatta! Miau! Vuoi fare un riposino? Miau! Sì, sei un gatto che fa yoga grande! Voglio dire miau! Miau! On l'a fait! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo dato un bel tocco fashion! Per cos'è questo abbraccio? Sei rimasta con me! Ma certo! Se no, a che servono le sorellone? A venire con me nella prossima tappa! Lo Slay Space! Che bello! Non c'è posto migliore di questo! Il primo turno sulla scivola è mio! Ehi, sono cresciuta all'improvviso io, oppure questa sedia è veramente minuscola? In qualsiasi caso, in posa come modelle! Sei un coniglietto! No, sei un canguro! Coraggio, bimbe! In posa come modelle! Vi trovate su un aereo! Tu sei la pilota! E tu hai altri snack! Arriviamo! Attenti là sotto! Ti ho presa! È stata la serata più divertente di tutta la mia vita! Vale lo stesso per me! Uscire e andare a divertirci indossando questi abiti è stata una grandissima idea! E non ci sarebbe nemmeno venuto in mente se non fosse stato per Diva! Però la prossima volta che passiamo una serata come questa, voglio un vestito elegante anch'io! Ti prometto che creerò un look speciale appositamente per te, che non sia al rovescio e soprattutto che non dia prurito! Ora stringiamoci per una foto! Dite in posa come modelle! In posa come modelle!